Buongiorno e buona domenica a tutti. Iniziamo come di consueto con la lettura del calendario liturgico della prossima settimana. Partendo da oggi, 15 marzo, quarta domenica di Quaresima, alle 18.30 ci sarà la Santa Messa della festa degli Usti di Matrimonio e anche il suffragio dei defunti Puzzi Giuseppe, Cesare Famiglia e Tommaso Tommasoni. Ricordiamo che alle 10 è iniziato l'ultimo incontro per il corso dei fidanzati che proseguirà poi nel pomeriggio. Lunedì 16 marzo, in oratorio tutte le celebrazioni, alle ore 6.30 uffici di letture e lodi, alle ore 8 Santa Messa e ora terza in suffragio defunto Doninelli Sandro e alle 18.30 Santa Messa e Vespri in suffragio defunti Gorbari, Celestina e Sogna. Martedì 17 marzo, in oratorio, ore 6.30, uffici di letture e lodi, alle ore 8 Santa Messa e ora terza in suffragio defunti Fabio, Luca e Pietro e alle 18.30 Santa Messa e Vespri in suffragio defunti Doninelli Marina e Rodella Giuseppe. Alle 20.30 in oratorio ci sarà ancora l'incontro per il rinnovamento dello spirito e il tema sarà adorazione eucaristica e preghiera di guarigione. Mercoledì 18 marzo in oratorio alle ore 6.30 uffici di letture e lodi, alle ore 8 Santa Messa e ora terza in suffragio defunti Paolo Bertoletti, Pietro e Agnese Biazzi e Antonio Nodari e alle 18.30 Santa Messa in suffragio defunto Milzani Tino. Giovedì 19 marzo è la festa di San Giuseppe, sposo della Beata Vergine Maria. In oratorio ci saranno l'ufficio alle 6.30 uffici di lettura e lodi, al cimitero alle ore 10 Santa Messa in suffragio defunti Bazzano Giuseppe, Biazzi Paolo e Arnoldi Giulio, alla casa di riposo ore 16.30 Santa Messa pro Populo e in oratorio ancora alle ore 20 Santa Messa per tutti i papà vivi e defunti. Venerdì 20 marzo in oratorio alle ore 6.30 ufficio di lettura e lodi e alle ore 8 Santa Messa ed ora terza in suffragio defunto Antonio Alfano. In parrocchiale alle ore 15 la Via Crucis. In oratorio, ore 18.30, Santa Messa e Vespri, in suffragio defunto Bazzana Aldo e Gildo. Alle 20.30, dal Tredone, partirà la Via Crucis, iniziando da Via Cadorna al numero 15. Alle ore 20.30 in oratorio ci sarà il catechismo per i preadolescenti e adolescenti. Sabato 21 marzo, alla casa di riposo alle 16.30, Santa Messa in suffragio defunti Bianchi Teresa e Antonio e in parrocchiale alle 18.30 in suffragio defunti Maria e defunti Famiglia Puzzi e Busseni Aldo. Dalle 9 alle 11, come di consueto, la parrocchiale sarà aperta per le confessioni. Domenica 22 marzo, quinta di Quaresima, giornata missionaria comboniana. In parrocchiale, ore 8, Santa Messa in suffragio defunti Piccinelli Maria e Brede Ferdinando e defunto Marini Anselmo. Alle ore 10, Santa Messa in suffragio defunti Elisabetta e Roberto e Morbini Primo e Famiglia. Alle ore 18.30, in suffragio defunti Lorenzo e Renzo e Andrea, oltre al defunto Tognoli Giuseppe. Vi lasciamo ora all'editoriale Don Arturo, che ha per titolo e tema Irradiare speranza e restituire fiducia per il futuro. Carissimi, per vincere lo scoraggiamento e il malumore che rischiano talora di invecchiare le nostre comunità cristiane, basta che io, che tu, che noi ci coinvolgiamo nell'affascinante compito di annunciare Gesù Cristo, motivati solo dalla docilità allo Spirito di Dio che abita in noi. La situazione e perciò l'esito dell'impegno può essere anche modesto, la realtà può essere anche complicata, la storia di una realtà cristiana può anche aver causato ferite, ma lo Spirito di Dio non abbandona mai la sua Chiesa. Non solo l'immenso patrimonio di bene, ma anche le difficoltà
possono rivelarsi feconde di nuove risorse, vocazioni e manifestazioni della gloria di Dio. Se ci sono persone che accolgono l'invito a dedicarsi alla edificazione della comunità. Il rinnovo del consiglio pastorale parrocchiale è occasione propizia. Vogliamo preparare bene questo adempimento e chiedo a tutti di domandarsi: io che cosa posso fare per contribuire alla costruzione della mia comunità cristiana, della mia parrocchia? Mi permetto di offrire una risposta e di formulare una proposta. Tu sei pietra viva di questa comunità. Tu sei chiamato a santificarti per rendere sempre più bella tutta la Chiesa. Tu sei forse chiamato ad approfondire la comunione, da cui scaturisce quel giudizio di fede sulla realtà che lo Spirito chiede alla nostra comunità parrocchiale, in questo momento, in questo luogo. Ascoltare lo Spirito di Gesù risorto che ti suggerisce di riconoscere i doni che hai ricevuto e offrire un contributo al cammino della comunità parrocchiale sarà un dono prezioso che potrai offrire, anzi condividere, con quanti accolgono la tua medesima chiamata e si mettono in gioco. Servono esperienze, competenze diversificate, capacità comunicative, ma i tratti fondamentali e indispensabili sono l'amore per la Chiesa, l'umiltà che persuade alla preghiera e all'ascolto della parola di Dio, la docilità allo Spirito che comunica a ciascuno doni diversi per l'edificazione comune. Per questo mi rivolgo a tutti voi. Per incoraggiare ciascuno a sentirsi lieto e fiero di poter offrire qualche dono spirituale per il bene della nostra amata Chiesa. Ne abbiamo bisogno, io in modo particolare come parroco, di poter contare sulla presenza di fratelli, di sorelle che, formando il nuovo consiglio pastorale per 5 anni, condividono il mio impegno, la mia responsabilità per realizzare quella volontà di Dio in cui possiamo sempre riscoprire la bellezza della nostra fede. In questo tempo, come questo, il momento direi unico, irripetibile, una Chiesa viva può irradiare motivi di speranza e a queste condizioni restituire all'umanità fiducia per il futuro. Pace, bene e tanta serenità. Buona domenica, buona settimana a tutti. Domenica 19 aprile ci saranno le elezioni per il rinnovo del Consiglio Pastorale Parrocchiale. Cos'è il Consiglio Pastorale Parrocchiale? È l'organismo di comunione e di corresponsabilità nella missione ecclesiale a livello di comunità locale. Analizza approfonditamente la situazione della parrocchia e, in sintonia con la pastorale diocesana, svolge una peculiare funzione di aiuto e sostegno al proprio parroco. L'attività si svolge essenzialmente con incontri periodici, circa 4 all'anno. Resta in carico per 5 anni, quindi dal 2015 al 2020, e fatto salvo per i 4 componenti di diritto, è composto da altri 21 membri, di cui almeno 13 scelti per elezione, e di restanti nominati direttamente dal parroco. Chi può farne parte? Tutti i battezzati e cresimati che, compiuti 18 anni, siano canonicamente domiciliati nella parrocchia o operanti stabilmente in essa.
La candidatura può essere individuale o rappresentare l'espressione delle varie realtà che animano la vita della parrocchia. Come candidarsi? A partire da lunedì 9 marzo, tutti coloro che ne hanno i requisiti dovranno contattare ed esprimere il proprio intento direttamente al parroco, Don Arturo Balduzzi. Come si vota? I nominativi raccolti verranno suddivisi in tre liste in base all'età: lista 1 dai 18 ai 35 anni, lista 2 dai 36 ai 60 anni, lista 3 oltre i 61 anni. Al massimo sarà possibile esprimere un voto per ognuna delle tre liste. Alcuni avvisi. Oggi, domenica 15 marzo, alle ore 16, ci sarà in oratorio un incontro di bambini e genitori del quarto e quinto anno dell'iniziazione cristiana, fanciulli e ragazzi. Alle 18.30, testimonianza della preghiera per preadolescenti e adolescenti e giovani, e segue cena fraterna. Mercoledì 18 marzo, alle ore 15, incontro della bella età e tombolata. Ore 20.30, centri d'ascolto della parola. Il tema sarà il lungo viaggio verso un cristianesimo adulto. Giovedì 19 marzo alle ore 20 in oratorio Santa Messa dei Papà. Segue un rifresco. Venerdì 20 marzo alle ore 20.30 Via Crucis della Contrada del Tredone. Inizierà da Via Cadorna numero 15. Sabato 21 marzo alle ore 20.30 in oratorio gioco per il quinto e sesto anno dell'ICFR. Domenica 22 marzo, alle ore 8.30, preadolescenti, partenza per Chiari, per la giornata di San Domenico Savio e Laura di Cuna. Alle ore 16 ci sarà l'incontro in oratorio per bambini e genitori del secondo e terzo anno dell'iniziazione cristiana. Iscrizioni presso ufficio parrocchiale. Il pellegrinaggio a Torino, Sindone e luoghi di Don Bosco del 1 maggio 2015. Si prega di vedere il Redone, ultima edizione, a pagina 4. Ricordiamo le offerte a prooratorio raccolte domenica 8 marzo. Alla casa di riposo 125 euro, all'inchiesa parrocchiale 1702,81, offerte varie 1200 euro e dalle comunità neocatecumenali 600 euro. Ricordiamo già che lunedì 6 aprile, in oratorio, ci sarà il pranzo di Pasquetta in compagnia. Per informazioni e iscrizioni, rivolgersi al bar dell'oratorio. La prossima puntata di Ortolengo e Fantasia verrà trasmessa il 12 aprile. Siete ancora invitati a collaborare mettendovi in contatto con i numeri che vedete in sovraimpressione che leggiamo. 333-70-635-70 e 333-99-586-12 o scrivendo una email ai seguenti indirizzi mary.roversi@alice.it oppure luigi.no@alice.it. Saremo lieti di entrare nel vostro orto, giardino e al vostro campo per conoscere i fiori e le erbe che più vi piacciono e con le quali siete soliti preparare i vostri piatti, le insalate, i contorni e le tisane. Prepareremo con voi una ricetta da presentare poi in TV e condividere con gli altri telespettatori. La più interessante, a fine serie, verrà premiata. Ieri, sabato 14 marzo, ha avuto luogo la riunione del Consiglio Comunale del seguente ordine del giorno. Punto 1. Lettura ed approvazione dei verbali della seduta precedente del 7 febbraio, con deliberazioni dal numero 1 al numero 3. Punto 2. Esame, discussione e approvazione della prima rettifica al piano di governo del territorio ex articolo 13,14 bis. Vi lascio la registrazione completa e vi auguro buona domenica e buona settimana. Perfetto, buongiorno. Oggi sabato 14 marzo 2015, ordine del giorno, lettura ed approvazione dei verbali della seduta precedenti, sì, del 7.02, esame e discussione. Iniziamo ovviamente, prima di tutto, con l'appello a parte della dottoressa Massa Giacomo. Presente. Agazzi Alberto. Presente.
Castellini Christopher, presente. Solmani Giuseppe, presente. Freretti Andrea, presente. Bolzoni Alberto, presente. Camozzi Marzia, assente giustificata, Bozzi Renzo, 7 presenti, 1 assente, la seduta è legale. Grazie. Come anticipavo, un punto che terrei subito in votazione la lettura e approvazione verbale seduta precedenti, che si è tenuta il 7 febbraio 2015, deliberazioni dall'1 al numero 3. Vota a favore. Grazie. Ringrazio per la disponibilità di quest'oggi, perché è un consiglio estremamente celere e nonostante c'è stata una formale richiesta di poter non eseguire e convocare i consigli sabato mattina per impedimenti della dottoressa Mancini e in parte del sottoscritto, abbiamo dovuto necessariamente formalizzare la convocazione quest'oggi. Ovviamente non trattandosi di tematiche particolarmente rilevanti, ma di una mera correzione a quello che è un errore materiale insito nel PGT, nel piano governo del territorio, procediamo in tale direzione. Quindi, entrando nello specifico della modifica che proponiamo quest'oggi, il piano governo del territorio individua in modo non corretto questo è quello della precedente, individua in modo non corretto la chiesa di San Lorenzo. La chiesa di San Lorenzo, vi è una dicitura nel piano governo territorio che recita: l'edificio di proprietà della parrocchia, ex chiesa sconsacrata, nel corso degli anni è stato adibito a diverse funzioni, fra le quali deposito e cinema. Oggi lo stabile è utilizzato come sala polivalente accanto alla sede Caritas. Alla chiesa è inoltre annesso il campanile dato in concessione al comune, che lo utilizza come torre civica. La proposta di modifica, che è semplicemente una presa d'atto, quindi non ci sono variazioni alla destinazione di uso o quant'altro, oggettivamente la chiesa di San Lorenzo di via Vittorio Veneto è utilizzata per le funzioni religiose. Ad essa è annesso il salone parrocchiale ad uso polivalente, entrambi sono di proprietà della parrocchia Santi Pietro Paolo di Gottolengo. Quindi c'è una dichiarazione del prevosto Don Arturo Valtuzzi che constata che la chiesa non è sconsacrata, che si tengono frequentemente funzioni religiose e quindi pertanto rettifichiamo questo errore materiale. La necessità di rettificare questo errore materiale è sia per una richiesta specifica della parrocchia, ma non solo, c'è di particolare importanza per tutta quella che è l'individuazione all'interno del nostro comune di tutti quelli che sono dei luoghi sensibili e ad essi fare riferimento qualora ci fossero degli insediamenti di nuove realtà, di nuove iniziative e quant'altro. Quindi, nel comune di Gottolengo, la chiesa di San Lorenzo è da annoverare tra i luoghi sensibili, che comportano pertanto una area di tutela per determinate iniziative piuttosto che attività che dovessero avere una rilevanza dal punto di vista sociale o del disagio sociale. Prego, Renzo. Io non entro nel merito specifico della variazione, sottolineo un aspetto che secondo me è importante. È poco più di un anno che sono in consiglio, sono un paio di anni di questa amministrazione, il PGT è stato approvato di corsa dalla passata amministrazione e siamo alla terza modifica. Prima la casa di riposo, poi il Pontoglio, adesso questo che tu hai chiamato un errore materiale. Il Pontoglio non è stata una modifica. Io ha comunque modificato delle convenzioni che facevano parte di un piano di recupero e quant'altro. Quindi io sottolineo questo aspetto, si pone dal mio punto di vista urgentemente la necessità di verificare e procedere a una revisione, variazione, chiamiamolo vogliamo, generale del piano. Dal nostro punto di vista, per quello che rappresento per la parte politica e per la lista che rappresento, avevamo fatto a suo tempo una serie di osservazioni,
non vogliamo essere chiamati profeti nel bene o nel male, però il piano ha bisogno di essere, chiamiamolo così, riaggiornato, rivisto, risistemato. Ci sono una serie di cose che non funzionano, sapete che una di queste che sta a noi particolarmente a cuore è quella relativa anche all'individuazione di aree verdi edificabili, e l'amministrazione attuale ha politicamente detto che alla prossima variazione si sarebbe rivista anche tutta questa situazione. Io chiedo che si programmi da parte dell'amministrazione questo intervento di revisione e aggiornamento del piano. Quindi non entro nel merito di quella variazione, errore, cioè ci possono stare anche degli errori, però questo sottolinea ancora di più la necessità di passare a una revisione. Quindi il mio voto sarà contrario nello specifico del piano regolatore e della sua revisione, sottolineando ulteriormente la necessità di aggiornarlo il prima possibile. Io vorrei fare chiarezza su due punti. Il primo è cosa significa una rettifica di un errore del piano del governo del territorio e una cos'è la variante. La variante comporta delle modifiche sostanziali a quelle che sono aree iniziative che permettono di modificare intrinsecamente quello che è destinazione d'uso, piuttosto che annoverare alcune aree da agricole, aree residenziali, piuttosto che artigianali, piuttosto che modificare alcuni piani di lottizzazione o quant'altro. E di questa l'amministrazione non ha mai, nell'arco del suo mandato, posto in essere delle variazioni di questo tipo al piano del governo del territorio. E condivido l'analisi che vi è, seppur non particolarmente cogente, ma c'è la necessità di addivenire a una variante. L'amministrazione non ha lasciata cadere nel nulla questa necessità, e non solo, l'abbiamo dichiarato in più occasioni, anche informalmente, che quest'anno sarà l'anno in cui si inizierà questo percorso, che ricordo le varianti al piano governo del territorio sono onerose. Noi inizieremo quest'anno, come ci contraddistingue, con una certa forma, con un certo stile, pertanto nella seconda metà dell'anno indiremo un'assemblea, o meglio pubblicizzeremo quello che è in modo significativo, perché molto spesso i cittadini sono visti esautorati da questa possibilità di determinare o di fare delle richieste in periodi specifici e competenti. Quindi noi pubblicizzeremo quello che è l'inizio di un percorso e lasceremo a tutti i cittadini del congruo tempo per poter sottoporre all'amministrazione tutte quelle che sono le richieste. Questo iter darà poi il là a quello che sono una serie di adempimenti formali che porteranno verosimilmente a fine 2016 all'approvazione del nuovo assetto del piano di governo del territorio. Quindi, facendo una marcia indietro, l'oggetto dell'ordine del giorno di quest'oggi è approvazione della prima rettifica al piano del governo del territorio, che dice semplicemente: signori, qui non si cambia niente, abbiamo scritto A per un errore, c'è scritto, deve essere scritto B. Quindi noi prendiamo atto di questa situazione. Con la consapevolezza che invece, oltre alla forma, dobbiamo iniziare a, e l'abbiamo già fatto, trattare di sostanza. La sostanza è un percorso che inizieremo in quest'anno e che porterà poi a condividere un percorso di variazione al piano regolatore. Se posso, certo. Condivido il fatto che si parta, e soprattutto avendo praticato tra l'altro nel passato insieme a Alberto questo metodo, che è quello di avvisare, giustamente dicevi, la cittadinanza, in modo che ognuno possa esprimere, poi ovviamente l'amministrazione giudica e fa le scelte che ritiene più opportune, avendo appunto praticato nel passato personalmente e con altri, purtroppo un passato molto molto remoto per quanto riguarda poi il fatto che gli anni sono passati tantissimi. Comunque condivido questo aspetto e diamo la piena disponibilità a collaborare e vigileremo sul fatto che questa cosa venga fatta nel minor tempo possibile e che si
risolva dal nostro punto di vista, ovviamente poi ognuno si assume politicamente la propria responsabilità, non compete la decisione ultima, noi saremo attenti e vigileremo sul fatto che alcune delle cose che riteniamo importanti e oggi non presenti nel piano siano messe a posto. Grazie. Se non ci sono altri interventi da parte dei consiglieri, chiudiamo questa seduta e dandoci la rivederci a metà aprile per il deposito del bilancio di previsione e, se tutto viene confermato, per la prima decade di maggio per l'approvazione del bilancio di previsione. Se i tempi sono rispettati è veramente una novità, perché seppur può sembrare che il mese di maggio è un mese già, è il quarto dell'anno e il quinto dell'anno, abbiamo una inversione di tendenze in quelle che sono le tempistiche. Ovviamente ci assumiamo, come stavo detto, una responsabilità e un beneficio inventario, una misura in cui, non avendo ancora lo stato attuale ben chiari quelli che sono molti aspetti del milleproroghe, della finanziaria, piuttosto che della pianificazione statale, andiamo comunque a consegnare gli strumenti ai dipendenti per poter realizzare gli obiettivi che siamo andati a definire. Quindi grazie alla disponibilità per questa mattina e arrivederci al prossimo consiglio. Potete votare. Oggi sono poco lungo.